Siamo con RUTV Italia e Federico TV, cara Roberta. Fermiamo le persone e gli chiediamo. Con la manifestazione dietro che continua, attenzione, che si sta spostando, attenzione, attenzione. Arte in giro, bravi ragazzi, in diretta da RUTV Italia, arte in giro. Cosa bisogna fare per propagandare l'arte? Arte in giro, questi ragazzi per esporre non trovano spazio nelle gallerie, hanno deciso di esporre in questo modo. Devo dire la verità, era un'idea che abbiamo avuto anche noi per poter dare risalto all'arte e alla cultura in un posto come dove viviamo noi, dove è penalizzata sia l'arte che la cultura, quindi fanno benissimo questi ragazzi, sono molto d'accordo, anzi dovrebbero, io lo vedrei anche come un flash mob, non solo dovrebbero secondo me lanciarsi proprio in piazza per fare qualcosa, cioè che la cultura, perché è importantissimo diffondere la cultura, è importantissimo sensibilizzare le persone. Sì, arte in giro, questi ragazzi per esporre non trovano spazio nelle gallerie, hanno deciso di esporre in questo modo. Devo dire la verità, era un'idea che abbiamo avuto anche noi per poter dare risalto all'arte e alla cultura in un posto come dove viviamo noi, dove è penalizzata sia l'arte che la cultura, quindi fanno benissimo questi ragazzi, sono molto d'accordo, anzi dovrebbero, io lo vedrei anche come un flash mob, non solo dovrebbero secondo me lanciarsi proprio in piazza per fare qualcosa, cioè che la cultura, perché è importantissimo diffondere la cultura, è importantissimo sensibilizzare le persone. Sì, qualcosa lo stanno pensando, infatti si parlava proprio di flash mob, momenti in cui decine di autori, i giovani artisti si fermano e coinvolgono le persone, perché molte volte l'arte non riesce, anzi le persone non riescono ad arrivare all'arte, quindi loro hanno pensato bene di far arrivare l'arte alle persone. Possibile. Quindi ragazzi di arte in giro, cioè, ci sono persone che vogliono associarsi con voi, attenzione. Sì, sì, fate benissimo ragazzi, in bocca al lupo. Scusami Giovanni, ma tu che sei un esperto di arte, che ne capisci. Certo. Ma ci vuoi spiegare che cosa rappresentano i vari quadri? O ce la facciamo spiegare da loro? Allora, ad intuito però vado, io sono un... Allora, qui sicuramente si rappresenta, a mio modestissimo parere, quella che è la problematica maggiore della vita quotidiana. Praticamente oramai tutti fanno prestiti, tutti quanti cercano un immobile che non riescono a pagare perché i mutui sono oramai arrivati a 1000. Due personaggi sicuramente rappresentano la finanza, si vede anche dalla bombetta stile City, certo, inglese, quindi sono loro, sono quelli là che rappresentano la finanza. Poi naturalmente il richiamo a queste due testate sicuramente è molto chiaro. Gli edifici richiamano al desiderio di casa che alcune volte non riesce ad essere espresso. Ragazzo, eh. E sul brother non capisco, anzi quasi quasi me lo farei dire. Sono due, te lo dico. Sono io. i fratelli e due frati. Bravissimo. Quindi brother? In effetti sembrano fratelli, ma non lo sono. Sono uguali come fratelli perché stanno nelle stesse condizioni, come dicevi tu, di cercare un prestito. Infatti stanno al di fuori della città perché per loro non è possibile vivere in città proprio perché non hanno soldi, quindi rappresenta proprio la crisi attuale. Però sono uguali perché in effetti hanno lo stesso scopo, quello di trovare dei prestiti, di fare dei prestiti. Che tecnica hai utilizzato? Perché qua per esempio questo vedo dei rilievi. Questo è un painting, è un combinato di tecniche, quindi è tra il collage, la pittura mista e acrilico, diciamo. Invece vediamo quest'altro nei limiti della funzionalità del nostro microfono. Allora, vabbè, questo sempre su una mia modestissima interpretazione. È una Madonna, secondo me. Ma veramente? Che lo si capisce da una cosa, dalla cosiddetta aureola. Aureola si dice, giusto? Bravo, dice, il volto che con qualcosa, questo è un bambino? Questo è una... Viene scambiato sempre, no, in realtà è soltanto una luna. Una? Una luna. Praticamente è sì una santificazione della rappresentazione fisica dell'iperuranio. Quindi, come ho detto già prima ad altri, praticamente non è nient'altro che la rappresentazione di ciò che già tutto esiste, perché secondo il concetto che è sviluppato da Platone e da Socrate, l'iperuranio è il posto tra l'universo e l'atmosfera terrestre, dove già esistono tutte le cose, già esistono le idee, già esiste ogni cosa che è stata creata e deve essere creata, quindi noi non creiamo niente. È soltanto una scoperta, quindi abbiamo bisogno di ritornare a scoprire, a cercare, a trovare, a vedere, andarsi a vedere le cose, toccare il materiale, da qui i diversi materiali, diverse composizioni, diversi rilievi e diversi rimandi ai colori. Poi fa parte di una collana che vuole aprire un nuovo movimento, vuole aprire una posta avanguardia materialistica e che si attacca poi all'avanguardia che tutti conosciamo, tra Palladino, tutti conosciamo.
e tutto il resto. Come non conosci la posta avanguardia materialistica? Questa è un'opera che non mi sento di... Le altre quantomeno un'idea l'ho avuta. Vediamo un po' che... Diciamo che questa è una sorta di impressionismo. No. Espressionismo. Neanche. È un quadro. Simbolismo cromatico. Simbolismo cromatico. Hai voluto dare un concetto, un'idea, dimmi. La ricerca tra l'equilibrio tra spirito e materia. Equilibrio tra spirito e materia, ragazzi, il livello sale tantissimo, siamo passati da Platone all'equilibrio dallo spirito e materia. E questo equilibrio, cerchiamo di trovare un equilibrio economico. Esatto. Quanto costa questo equilibrio? 100. 100, ragazzi, perfetto, siamo a 100. L'autore è? Maurizio Palumbo. Quindi troviamo tutte queste opere, le troviamo naturalmente sul web, sul loro profilo che è Arte in Giro. Potete tranquillamente contattarli, hanno fanno dei lavori splendidi per strada, fanno dei flash mob, li faremo qualcuno insieme. Quindi ragazzi vanno sicuramente aiutati nel senso proprio artistico, visto che abbiamo detto che non sono le persone che vanno all'arte, ma è l'arte che vanno alle persone. Allora, ci spieghi un attimino questa opera? Sì, vabbè, questa è un'opera fotografica, come possiamo vedere. Cosa volete scrivere? Naturalmente la vita e la morte. Questo lavoro, come ti è la scelta della coreografia, la scelta della location? Vedo questo albero, questo velo, ce lo spieghi un attimo? Allora, il velo si rifà a Schopenhauer, quindi il velo di Maya. Ed è un passaggio tra uno stato e un altro stato. E il, sì, può essere anche quello, anche se in realtà la vita e la morte possono essere anche la stessa cosa. Insomma, in queste foto perché ci sta un albero? Perché il nudo è nella natura? Innanzitutto questo è un albero cavo. È come la corteccia della persona stessa, come se fosse la sua scorza, la scorza dalla quale è nata. Però poi ci sta comunque questo velo che rappresenta la morte. Quindi è una nascita, ma allo stesso tempo è una chiusura alla vita. Qua vedo una donna nuda con dei fili gialli. Spaghetti. Aspetta, aspetta. Beh, potremmo facilmente pensare, poi sarà il mio più grande errore della mia vita, forse vedo della liberazione, la donna che si libera, che cerca di strappare da qualche legame. Ci sei andato vicino, perché mi ha ispirato la storia di una ballerina carina dei paesi dell'est che è stata allontanata dall'opera, dal teatro, solo perché ha posato nuda per alcune riviste eccetera, ma è un'artista quotata, diciamo, nella sua zona. Ringraziamo Giovanni, ringraziamo la magnifica idea dei ragazzi di Arte in Giro. Ciao, grazie. Grazie.